Se Pasolini canta le borgate, a Roma trova ispirazione anche il grande Federico Fellini, che nel quartiere Eur trova lo sfondo ideale di molte storie. Qui ho girato a Dolce Vita, non so se ti ricordi una scenetta dove Marcello, di professione velleitario, incontra Steiner, un suo amico intellettuale, che per lui incarna così una specie di ideale di lucidità, di consapevolezza. E qui trova, dentro questa chiesa, trova Steiner che sta suonando solo soletto l'organo. Qua, cari signori, ho girato invece una scenettina di Boccaccio 70. Ma in fondo a questa scalinata c'era Peppino De Filippo che rappresentava così un dimoralista, di censore, scandalizzato della corruzione di costumi. Pensa cosa, che vita avrebbe adesso quel personaggio lì. Anche su quella terrazza là, su quell'attico terrazza, ho girato qualche inquadratura dell'inizio della Dolce Vita, delle ragazze in bikini con una piscina sull'attico, vedono avanzare così nel cielo la sagoma di una statua a braccia aperte appesa ad un elicottero che era l'inizio della Dolce Vita. Lei è un quartiere che è molto congeniale probabilmente a chi fa di professione così il rappresentatore di immagini. Non per niente, infatti, in questo quartiere ho girato moltissime sequenze dei miei film. È un quartiere appunto che per me è anche un teatro di posa. È un quartiere che c'è e non c'è. Anche la gente che ti abita ti dà l'impressione di avere una psicologia così asettica, nuova, sconosciuta. Insomma, naturalmente questo quartiere diventa bellissimo proprio perché sta vicino a Roma, cioè a un chilometro c'è poi la città più antica, più viscerale, più placentare, più confusa, più caotica, più paludosa del mondo. Insomma, c'è l'India, a un chilometro dall'Eur c'è l'India. Ma chi si frega, ma chi si importa, se il cammino ci ha messo acqua, e noi è dimo, e noi è fame, ci ha messo acqua. Quando mi domandano qual è la città in cui preferirebbe abitare e mi dicono Londra, Parigi, Roma, io dico, alla fine se dovessi essere sincero dovrei dire Cinecittà, che è l'unica città dove proprio vorrei abitare, in quanto è una città che mi permette di essere inventata giorno per giorno, un giorno dopo l'altro, in continuazione. Roma non fa la stupida stasera. Ah, gli stornelli di Roma, la città canterina che trova sempre il modo di consolarsi e consolare, madre accogliente che accetta tutti e vuole bene a tutti. Fellini, Pasolini, sono solo alcuni degli artisti che dalla provincia arrivano a Roma e trovano prima riparo, poi il successo. Bentornati, avanti, venite avanti.